Ciao ragazzi, questo è il mio box di allevamento del blatte. Eccolo là, già è tutto sistemato. Questo è un altro video che ho fatto, già ci sono altri che ho fatto. E questo qua è come stamattina ho trovato una sorpresa, cioè sono nati le blatte piccoline, sono 54. Ho visto che ci sono altre femmine gravide. Qualcuno ha lasciato anche il bozzolo, penso che sia un bozzolo di deposizione. E niente, invece, questi qua li ho trovati già belli grossi. Ieri non c'era nulla, e stamattina invece ci sono 54 blatte piccoline che poi andrò ad aggiungere all'altro box che vi faccio vedere. Questo invece è il mio box di piccoli in quale vado ad aggiungere questi che sono nati. Infatti qua è dove crescono. C'ho un misto di medie, piccole e anche small. Crescono anche a vista d'occhio. Io non gli do altro che granulato di cibo per conigli e pesci. Poi ci ho messo questo substrato che così almeno le small vanno a nascondersi. Qualcuna sta sopra il cibo. Questa scatoletta gialla che avete visto anche nei grandi, in pratica mi mantiene l'umidità. Dentro c'è fibra di cocco e niente, mi mantiene l'umidità e vedo che fa molto bene perché crescono a vista d'occhio, non puzzano, si nascondono per la luce e niente, gli ho messo questi nascondigli e adesso vado a mettere i nuovi nati, li vado direttamente a mettere sul substrato e loro fra poco si disperdono e vanno a nascondersi. Infatti qualcuno già sta scavando nel substrato, qualcuno esplora sul cibo, sul pane e quindi hanno trovato una casetta dove crescere. E niente, io non so come si riproducono, cioè come nascono, perché trovo sempre quei bozzoli. Però non si schiudono, stanno sempre lì. Poi trovo le femmine del box grande incinte con questo bozzolo che gli esce da dietro e dopo 4-5 giorni più o meno che vedo questo bozzolo trovo l'altra volta 62, adesso sono 54 e non so come si escono. Se qualcuno sa dirmi, magari nei commenti, come escono, se quel bozzolo lo devo buttare, lo devo lasciare là dentro oppure lo devo portare qui dentro, e mi illumini, perché io sinceramente non so. Questo è tutto, ciao a tutti. Grazie per la visione. Alla prossima.